hai avuto la possibilità di parlare con i tuoi ragazzi, già che sensazione hai avuto così a caldo? Which are your feelings after the game? What kind of speech do you have, of chat do you have with the boys after the game? We talked about it's important when you play rugby that you make your tackles, you complete your tackle. Our tackle count today was poor. Compared to last week, it was not acceptable. And also we had 18 turnovers in contact, so it was just a below par performance by us. And we showed last week that we can play and be competitive. This week we had a poor day at the office. Abbiamo parlato che quando si fa rugby a questo livello dobbiamo placcare bene. Il nostro placcaggio è stato povero questa sera e non accettabile. 18 turnover concessi sotto il nostro livello normale. La settimana scorsa contro Ospreys abbiamo dimostrato che possiamo fare molto meglio. Marco? Mr. Bradley, una opportunità mancata quella oggi delle Zebre di dimostrare di essere, secondo il mio punto di vista, per la Pro 14. Davanti oggi al pubblico e a noi giornalisti è una squadra che deve lavorare tanto e più che altro deve lavorare per capire bene le fasi di gioco e per una maggior visualizzazione del gioco. Do you agree that it was a missed chance to show that Zebra can challenge in this Guinness Pro 14? And also for Marco, it was a lack of vision of the whole game, of how to compete in this challenge, in this competition? Could you repeat that question? It was a missed chance to show everybody that Zebra can challenge everyone in this competition. Okay, I'll answer that first. Yes, because you know we made many mistakes and we didn't complete our tackles. Next question. Ripetimi, Marco. No, la seconda parte. Una visualizzazione del gioco più attenta e più, diciamo, consona per questa categoria della propria. Marco, so not a proper vision of the game plan of the whole game. Possibly, but more, Marco, more on the side of we made it too easy for the Scarlets by giving them the ball many times, by missing key tackles. For me, that's not a good performance. The game plan, from an execution point of view, you can execute a game plan if you hold on to the ball. You can't if you don't. And today we did not hold on to the ball. So the game plan, unless you change it and kick everything, is not going to work because our skill levels were not at the required level. The other side of this is that we played a team that won the championship last year. They had 11 of the starting 15 that played against Munster in the final, and they're a very good side. And they're at the pinnacle of their performance level, whereas we're introducing systems. And today, as I said, we had a poor day. Sì, è stata un'opportunità persa di dimostrare che possiamo stare a questo livello. Spesso abbiamo concesso troppo facilmente il fianco agli Scarlets dandogli palloni facili. Il piano di gioco, dice Marco, giustamente si può compiere quando hai il pallone. E non potevamo questa sera cambiarlo totalmente e cominciare a calciare tutto. Anche perché il nostro livello di tecnica individuale non è sufficiente per questo cambio in corsa. E gli Scarlets, ricordiamoci, sono una squadra di livello internazionale, 11 nazionali, e noi comunque abbiamo introdotto un nuovo sistema di gioco solo poche settimane fa. Francesco? Caccio? L'ultima, sì. Sì, last one. Qualcosa di positivo riesci a recuperare della tua squadra? Could you underline something positive from Zebra tonight? Oh, it's difficult. I didn't enjoy the game because we didn't perform. So I think the only positive is that Scarlets are done. Non mi è piaciuta la gara perché la nostra performance non è stata buona. Le cose positive della partita le hanno fatte le Scarlets. The one positive I can take from the game is the players. Giocatori are very disappointed themselves, and I think that they understand that at this level, when the difference between performing and not performing, we've had
2 weeks of extremes, and we have to get consistency in the performing side of things. So they're very, very upset, which is good. L'ultima domanda. Sì, quello che mi è piaciuto è che i ragazzi erano molto delusi e questo è un aspetto molto positivo a questo livello. Dobbiamo avere consistenza nella performance a medio termine. Sulla tenuta fisica, lei pensa di imprimere una maggior capacità tecnica e di allenamento per mantenere gli 80 minuti di gioco? Perché attualmente i ragazzi si vede che hanno poca attitudine a questo. What kind of physical work would you like to introduce to Zebra to have the performance stay consistent for 80 minutes? Yeah, I think Scarlets were much better than us today at the breakdown. They were very, very good. They got over the ball very quickly, and their technique was very good for convincing the referee that they had possession of the ball. So this is something that I think we can learn from today's game. If we can get players over the ball in the same position as Scarlets did, it will be an advantage to us in the next period of time. They were very, very good at it. Very, very good. Dice che gli Scarlets sono stati davvero bravi, sono stati più bravi sul punto d'incontro, hanno fatto uscire palle veloci e, diciamo, ha detto tecnica convincente sul direttore di gara, qui immagino si sono posti in modo corretto verso il direttore di gara. Questo dobbiamo imparare questa sera a fare anche noi per avvantaggiarci nel futuro. And they were very good from 1 to 15, from 1 to 15. They were very, very good. Tutta la squadra è stata consistente e brava, non solo singolarmente, ma tutta la squadra. E sono i campioni. To complete a summer pre-season, maybe because of the lack of a friendly, so for something like this, maybe the Matteo is underlining this. Maybe these 2 weeks away also to gather the group, maybe. Yes, it will help bring the group together, is one. I think the Cheetahs and the Kings, both sides will be happy to go home because I think that they're going to have a difficult weekend. I don't know their results today. Do you know? Marcus Cheetahs 50-10 and Connacht was leading 23-3 at halftime. I don't know. Was it? Okay. So they had a difficult trip themselves. So I think for Zebra Rugby Club, it's an opportunity for us to, if we play well, and we like an improvement in our attack as well, structure, that it could be a successful tour. We are hopeful based on last week, and we would not be hopeful based on today. Thank you. Dice che dobbiamo imparare. No, però dopo. In Sudafrica faremo gruppo sicuramente. Le due franchigie saranno molto contente di tornare a casa dopo due weekend di risultati difficili. Sarà un'opportunità, se giochiamo bene, per migliorare le nostre strutture in attacco e fare un tour positivo. Vogliamo essere non come stasera, ma come contro Ospreys.